Noi siamo rientrati venerdì sera, dopo che siamo stati attivati, come dicevo prima, venerdì mattina siamo arrivati sul posto, dal 23 siamo rientrati in 29. La squadra del VER è stata composta inizialmente da 7 persone. Domenica pomeriggio due di queste persone sono state cambiate con altre 5 e siamo rimasti 10 persone sul posto fino a giovedì 29. I ragazzi veramente hanno lavorato in un modo stupendo, senza mai fermarsi, senza mai lamentarsi, hanno accettato quello che c'era sul posto, hanno dato il meglio di loro stessi. Sono stati anche elogiati da altri volontari per la loro instancabilità per lavorare. Niente, anche oggi, come si vede, se si riesce a vedere alle mie spalle, stiamo lavorando per rimettere a posto tutta l'attrezzatura che è ancora piena di fango, quindi il lavoro non è soltanto arrivare sul posto e dare aiuto, ma anche dopo rimettere a posto tutta l'attrezzatura che serve anche se domani dovessero richiamarci di nuovo. Quindi il ringraziamento va a tutti i ragazzi dell'associazione, anche a quelli che sono rimasti qui a Formia perché hanno dato lavoro come segreteria, come appoggio, come logistico e tutto il resto. Bastava fare una chiamata qui a Formia che ci arrivava quello che ci serviva. Quindi veramente un grazie a tutti e niente, speriamo che queste cose non succedano più, ma purtroppo, ahimè, dobbiamo stare sempre allerta. Il territorio italiano è molto dissestato. Come Sì, abbiamo visto bisogna anche qui nella pensare. nostra zona, oggi ricorrono tra l'altro i 3 anni dall'alluvione di Pontone. Sì, anche quello. L'80% del territorio italiano è a rischio idrogeologico, quindi non possiamo dormire tranquilli, quindi speriamo soltanto che veramente ne succedano sempre di meno.